Now, e adesso we are supposed to have dovremmo avere a member of the European Parliament, del Ms. Parlamento Maurice Schake, Maurice but unfortunately Schake, she's been tied in Brussels. È rimasta a Bruxelles. We're gonna try to cercheremo have her in qualche modo di on Skype later. Not sure about that, but we're trying. Skype, and but di farlo. Of course she has no, ovviamente, her duty first. But she's one of the doveri. People that has been friend of Personal Democracy Forum. We talk a lot about politics. We don't have that many politicians on stage. We're gonna try comunque later, cercheremo di consultarla but dopo. Right now adesso, we're gonna go to the next speaker. We talk about 80 kilometers, 80 km relative distance. It's getting philosophical. We have the man for the job. Allora, se parliamo di filosofia, next speaker, Luciano Floridi, is professor Luciano of Ethics and Information che è Philosophy at the University of Oxford. He's director of research of the Oxford Internet Institute. He's a very accomplished Oxford professor. Institute. More recently, he's also part of the Google Advisory Council on the Right to be Forgotten. And what I ask him for a day is to talk about big data and the challenges for society's actors. Per le società, and per gli the title of his presentation, as you can see, is vedrete, Data as a Public Resource. Dati come risorsa so, pubblica. Welcome, Professor Benvenuto, Floridi. Professor Floridi. Thank you. Grazie. Thank you very much. Grazie mille. Hello, everybody. I can see that with its lamps Buongiorno. I'm going to get a bit hard to see you Sa, in your è un faces. Po' difficile con queste luci vedervi e guardarvi. We don't have much time. Non abbiamo molto tempo. So let me jump to Adesso the vorrei immediatamente topic parlare di questo argomento con una piccola premessa. The premise is about philosophy. La premessa è la filosofia. Which doesn't have a good name, la normally. Filosofia che non ha un buon nome in genere. It doesn't because people cioè, try no, to rush when they see problems. The more urgent the problem, più sono the more urgency. Problemi. The faster and closer you try to get to the problem. So when you have something like data as public resource, the last person you want to ask is a philosopher, is there something urgent, something important, we have to do it now, 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 go, go, go. And then you are reminded that the wider the gap, the more steps you want to take back. It's a long run up. If you go close to the gap, what's going to happen is you're going to fall into the gap. So that's what philosophy does to us, for us. It takes a few steps so that we can run forward more successfully. So when I'm in Brussels, the normal reaction when one of the politicians says, oh, so Floridi, how do we do with this? How do we deal with this particular issue? This problem. I start walking in that direction. He says, no, no, it's this problem. He says, exactly. I want to jump over there, and therefore I need more steps back. I need to understand, I need to think. So I'm particularly grateful today to be here because this is a thinking opportunity. So thank you very much for this splendid invitation, not least because I'm from here. Anche perché io sono Rome, italiano, sono nato ago. A Roma Now, un po' di tempo fa. Data as public resource, this is a quick map of the talk. Do not worry, I'm going to go through it rather dirò. Quickly. Big or open, there's a bit, bit of a confusion about this, I'll tell you more in a moment, but I will definitely try to maintain that as an open question to move forward to the V for value. V for value as in the previous presentation, which happens to be mentioned in one of the slides accidentally. And then forward to data as a public resource. Are we talking about a public good or a public asset? And you might think, oh, that's a philosophical distinction. Exactly. And it makes a huge difference in terms of policy. Depending on which way you go, you're going to get one or another kind of product. Now, more on this when discussing point number four, but I want to give you something concrete, something that is actually ironically reassuring. Italy is not at the forefront in terms of open data. I will show you why. But that provides an opportunity. We are in this country can actually jump forward more quickly, avoid mistakes, as in the Royal Mail address database that have been made by countries like Britain, which are at the forefront. So sometimes being late means avoiding mistakes that other people have done before you. And doing better. And finally, the final point, which surprisingly, or perhaps not, clicks well with the first talk. Public data as
if we have to be serious about the metaphor, new oil, therefore new solution, we can do something that the government should be involved with. And a quick conclusion. But let me be quick. You have already heard enough about big data to know that we were all born outside that picture, and that by the time we will be in 2020, there will be 35 zettabyte of stuff around there. That is a sea of data. And we heard this already. What is important to remember is that there is no stopping that amount of stuff to grow. Thermodynamics, physics, ci sono alcuni elementi, la termodinamica, intelligenza e la memoria. Quanta piattaforma? Dal 2007 non abbiamo prodotto abbastanza memoria per assicurarci che tutti i dati da noi generati possano essere salvati. Quindi da qualche parte qualcuno o cancella i dati o non li produce affatto, quindi non li sta salvando. Ma questi sono problemi che dobbiamo affrontare strada facendo. E le persone sono confuse, sono big data, sono open data, sono queste McKinsey. L'immagine è un po' confusione, sono tutti i dati, la maggior parte sono big data. Trust me, no, so I'll show you in a moment. E credetemi, and non è proprio così, lo faccio vedere fra un attimo. La maggior parte dei big data saranno open data, non necessariamente così. Well, of course, then, e i dati dell'open government, data, per definizione sono dati, ma my data sono ovunque. Ora, questo è un tentativo di trarre senso e significato da questa distinzione. Questo è quello che intendiamo con big data. E voglio attrarre la vostra attenzione su questo. Questo numero in fondo, 2001, parliamo di big data a livello accademico da ormai 13 anni. Benvenuti nella realtà. Per cui la politica sta cercando di recuperare il ritardo. So che voi sapete, ve lo voglio soltanto ricordare, parliamo di velocità, di varietà, di volume e poi eccetera. Tutta una serie di cose. Abbiamo scoperto di recente che c'è un'altra V, V per valore. Ed è qui che mi collego ad uno dei precedenti oratori nel 2012, al World Economic Forum. Big data è una nuova classe di asset economico, tipo la valuta o l'oro. Dovremmo essere sospettosi, vi faccio vedere un attimo. Però ha molto senso. Da quel momento in poi abbiamo sentito parlare del presidente dell'IBM che ha dichiarato che i big data rappresentano nient'altro che una nuova risorsa naturale e così via. Il resto lo potete leggere da soli, ma potete vedere come tutti quanti partecipano a questa cosa. Big data, V maiuscolo per valore dei big data, e questa è un'immagine che vogliamo ricordarci. O è una bella corsa all'oro, la realtà è più o meno, si presenta così. Assolutamente persone che competono, le aziende che cercano di avere accesso a quanti più dati possibili, e la possibilità c'è, ma la risorsa è ovviamente pronta a essere sfruttata, perché I know you know, so so che lo sapete I'm voi, just reminding you. Semplicemente perché ve lo voglio ricordare. It's a whole big deal. Non c'è rivale, è un Last grosso deal. L'ultima risorsa che avevamo, il petrolio, è una cosa che è oggetto di rivalità e genera guerre. Se non lo possiamo condividere, se possiamo condividere sono io e te, altrimenti o io o te. Quindi è fondamentale che non abbia rivalità e che non ci sia rivalità, però ci rende sospetti il fatto che continua a crescere, continua a aumentare, niente costo nullo, come se il petrolio fosse capace di riprodursi senza problema, se l'oro crescesse sugli alberi, i dati continuano a crescere, aumentare l'immagine. Un qualcosa di strano, ovviamente raffinabile, altrimenti non parleremo di questa cosa, le rinnovabili come delle migliori risorse che abbiamo, e lo è come abbiamo sentito dalla presentazione precedente, è impossibile rindirizzarne gli obiettivi, sono cose alquanto chiare. Perché diventa importante quando si tratta di governi? Perché quando abbiamo dati pubblici, quando sono coinvolti i governi, a quel punto è possibile utilizzare quei dati per quello che riguarda la società, per migliorare, per
to predict realizzare what the future will be like, i prodotti specificatamente per gli obiettivi, per evitare gli errori, per prevedere, per simulare qualcosa la prossima volta che vado al Dipartimento di Biochimica. A Oxford non c'è neanche un animale, un pesce, un animale, fanno l'analisi dei dati. Lì si simula tutto, ovunque si simula tutto. Ovviamente si utilizzano i dati, gli open data, per decidere. Poi la parola magica che rende felice ogni politico, felice a Bruxelles: innovazione. C'è una crisi, bisogna produrre qualcosa da qualche parte. La cosa migliore è innovare. Questo è quello che succede se si cerca di fare tutte queste cose insieme con tanti dati. Il linea di base è growth and value data can generate, dati di valore si possono produrre. And y-axis, how e perché l'accesso, quanto è facile ottenere questi dati e farli funzionare, girare. Il governo è questo grande blob, questa palla, la linea tratteggiata, e da un punto di vista di dimensione relativa del PIL è abbastanza ampio, è quasi vicino al valore elevato per quello che riguarda l'impatto dei dati. Non così facile ottenere quei dati rispetto magari alla sfera blu in alto, informazioni. Cosa succede in un'economia come gli Stati Uniti? Ancora McKinsey, abbiamo sentito parlare di questi dati leggermente, è un'analisi un po' più raffinata, 2,3 fino a 4,5 trilioni valore economico. Questi sono i settori: l'istruzione, il trasporto, prodotti per il consumo, elettricità, petrolio e gas. Questi cinque campi producono circa 4,6 trilioni di dollari. Poi si aggiungono l'assistenza sanitaria, la finanza, il consumo, e quel blu arriva in totale a 3,2 fino a 5,3. Tanti soldi, soprattutto per quelle economie che non vanno tanto bene. Possiamo sfruttare questa cosa? Più dati affidabili, quello che abbiamo visto finora sono proiezioni. Quando si tratta di proiezioni si può essere eccessivamente ottimisti. Queste sono cose che riguardano la Gran Bretagna, quello che è già successo, un rapporto del Centro per la ricerca sull'economia e business, e Big Data hanno contribuito all'economia britannica per un valore pari a 25,1 miliardi e si prevedono altri 40 miliardi entro il 2017. Buone notizie, tutte buone notizie, solo buone notizie, non proprio. Torniamo all'immagine dei dati. Dati come risorsa. Abbiamo già visto, possiamo aggiungere in termini di previsione e analisi quello che è successo in paesi, produrre tanto valore. Questo è un qualcosa che merita la nostra attenzione, ma viene accompagnato da tanti problemi di acquisizione, memoria e conservazione, utilizzabilità, sicurezza, accessibilità, analisi, law and ethics, legge etica e l'elemento fondamentale. Tutti questi problemi arrivano con un costo che qualcuno deve pagare, i costi per tutte quelle soluzioni. Quando si accumulano tutte queste questioni, ci sono dei rischi. Sembra così facile, così bellissimo, fantastico utilizzare queste cose. Quando si deve avere a che fare con un'enorme quantità di danni, come si estrae il valore, quando si deve scavare? Big data si possono utilizzare solo se si possono catturare dei piccoli pattern. I piccoli pattern sono però per definizione, però sono un po' piccoli, non li vedete, non li trovate. Dovete scavare, scavare, e a volte bisogna essere insensibili quando si tratta di pattern particolari tipo la privacy, e vengono con un costo economico. Chi pagherà questi pattern costosi che possono essere trovati e conservati e mantenuti? E vengono accompagnati da rischi di tipo politico. Di chi sono i benefici alla fine? Perché stiamo facendo questa questione
che riguarda il governo sia vostra e nostra, al contempo ci sono buone notizie, c'è la politica, c'è la trasparenza, l'accountability, la responsabilità, tutta questa apertura genererà qualcosa che porta verso una decente democrazia, è buono per il business, ha un valore finanziario in fin dei conti, la crescita è qualcosa che tutti accogliamo con favore e ovviamente è buono per la società, può essere un bene pubblico oltre asset pubblico, possono utilizzare tutti come un parco, una cosa che noi possiamo sfruttare in maniera da farne dei soldi e pagare magari nuove scuole. Qual è la situazione? Questo è un rapporto che è costantemente aggiornato dall'Open Data Barometer, vi dice come vanno i paesi in termini di Open Data. Succede che il Regno Unito va molto meglio di tutti gli altri paesi, riguardate quella rete dove non va tanto bene per quello che riguarda l'impatto sociale, tutto il resto è abbastanza bene. Dove si trova l'Italia? Al ventesimo posto, non così bene. You don't want to know the countries between Italy and UK. It starts getting for someone who was born in Rome embarrassing. I paesi tra la Gran Bretagna e l'Italia, se andate a guardare quell'elenco, è imbarazzante. Andate a guardare. On the other hand, we're not doing so well, but stiamo andando molto bene, ma ci sono le risorse che possono essere sfruttate. Quasi assolutamente non sfruttate, sono molto le cose che possono fare con le risorse che ancora non abbiamo utilizzato. Questo in un certo senso è una possibilità, abbiamo risorse non sfruttate che il governo può sfruttare e possiamo imparare dai precedenti errori, anche questa è una cosa positiva. Ecco now, qui la Royal Mail, UK, once you start scratching the surface, come tutto in Gran Bretagna, quando si comincia a realizzare la superficie, there, le cose tipo Royal Mail sono arrivate più tardi rispetto a noi, ma non poi così più tardi. Noi abbiamo insegnato ai re e poi ai primi ministri quando è stata costituita nel 1516 la Royal Mail. 2013 è stata privatizzata, potete immaginare che aver avuto quella as part of the DNA of the country, it was a big deal. Come parte del DNA del paese, è stata una grossa cosa importante e quasi scherzo. È come vendere la regina, ovviamente non è, prendetemi insomma, non troppo sul serio, ci si pensa due volte, però l'hanno fatto. Il governo ha mantenuto una percentuale della proprietà della Royal Mail, ma ha fatto un errore in questo senso. Postcode address file. Perché il database of the Royal Mail, il database, 29 million businesses, il PAF, postcode, address file, potete leggere poi i dettagli. Il PAF è stato venduto con l'acqua, venduto, quello era il bambino che avrebbero dovuto trattenere, invece hanno venduto l'acqua con tutto il bambino. Ha prodotto 27 milioni di sterline nel 2011-2012, ha dato come risultati. Ed è stato privatizzato insieme al servizio. Non ottima idea. Questo è un rapporto del Comitato della Pubblica Amministrazione, House of Commons, marzo scorso, sul Open Data. Raccogliere conoscenze non utilizzate, dando potere ai cittadini, migliorare le conoscenze pubbliche. Guardate la parte in rosso, la critica alla vendita della banca dati. La parte in rosso che l'unica che voglio leggere a voce alta dice dovrebbe esserci l'ipotesi che la riduzione sui dati dei governi, del rilascio dei governati, dovrebbe essere abolita. Quindi andate, aprite, ovviamente il diritto di la privacy, la riservatezza deve essere rispettato, c'è però una confusione circa il concetto. Il PAF era un asset, era un bene nazionale, non avremmo dovuto venderlo così facilmente, ci avremmo dovuto pensare più accuratamente. L'ultima battuta: la vendita del PAF è stato un errore, l'accesso pubblico ai dati del settore pubblico non dovrebbe mai più essere
messo a disposizione venduta e ovviamente vi lascio dare uno sguardo a quello che dice il testo, ma pensateci, Royal Mail, privatizzata e the database. Abbiamo dimenticato, abbiamo ceduto la banca dati. The Department for Business Innovation Skills, a report. The database qui, should be Department free to for all Business users Innovation Skills at the point of rapporto use. But then some other people should pay for it. And whether we're going to get that database from the Royal Mail back or constitute a new one, potremmo crearne uno nuovo, oppure ottenerne, faccelo ridare. This openness, faccio ridare, qualcuno ha suggerito well, che questa apertura dovremmo essere molto attenti e non intendo esprimere disacordo con quello che è stato detto but finora, ma pensateci per un attimo, supponete che il governo italiano decidesse di aprire tutte le banche dati che abbiamo, non l'abbiamo fatto, lo possiamo fare, potremmo ottenere tantissimi benefici, aprire tutto, pensate che voi ed io potremmo sfruttare questa apertura così come Amazon, l'Amazon per esempio, Google, Apple e così via, non credo. And I should not be charged because that is my data. Non dovrebbero far pagare me perché sono il mio governo, sono i miei soldi, quindi dovrebbe essere il mio vantaggio, ma poi le altre aziende vogliono utilizzare quei dati per utili, per profitto. Voglio che quell'azienda paghi qualcosa per il beneficio che ottiene, non penso che open aperto sia aperto punto. Aperto dipende a chi, che tipo di strategia. Voglio quindi pensare a libero per tutti gli utenti al punto di utilizzo come combinazione con un premium e qui è l'advisory panel alla fine della mia presentazione che hanno raccomandato ancora una volta, leggo il testo, lo lascio da leggere tanto per vostra informazione, hanno raccomandato un'opzione freemium molto più convincente, libero per il singolo cittadino, per utenti che non ne traggono utili, pagare qualcosa e pagare molto, se ne possono fare soldi magari le start-up, le piccole aziende o le grandi aziende. Bisognerebbe elaborare una strategia, per cui arrivando alla conclusione, cosa suggerisco? C'è un conflitto tra il bene pubblico e l'asset pubblico, non deve essere un conflitto, dovremmo avere entrambe le cose, una cosa che è un bene pubblico che voi e io possiamo utilizzare con successo gratuitamente, è roba nostra. Ci deve ritornare indietro, fine della storia, ma può essere anche un asset pubblico e dovrebbe essere utilizzato da noi e dal nostro governo in maniera da produrre utili, in maniera tale che qualcuno da qualche parte debba pagare. Non dobbiamo inventare la ruota, qualcuno al nord lo ha fatto già per l'altra risorsa. La risorsa che è la ragione di tanti conflitti di recente. La Norvegia è l'unico esempio al mondo di uno Stato-nazione che gestisce il proprio petrolio per i propri cittadini con una proiezione a lunghissimo termine. Lo suggerisco come analogia. C'è un modo italiano di fare le cose. Smettiamola di pensare il modello tedesco, quello francese. Il modello italiano può essere un qualcosa in termini di, per analogia, lo Stato che gestisce il suo business, le sue attività e qualcuno che utilizza i dati come il nuovo petrolio, quindi possono essere utilizzati e i governi possono essere gli investitori nel settore dell'informazione gestendo i dati come la Norvegia gestisce il proprio petrolio, gli stakeholder commerciali possono avere una partecipazione nell'utilizzo di dati big open data a beneficio della società civile e del bene pubblico, sta emergendo come una delle frontiere più promettenti per il futuro del benessere sociale e del benessere individuale, tuttavia in termini del valore pubblico i big open data dei governi rimangono una risorsa non sfruttata, ancora non regolamentata. Open big data non regolamentati, ricordatevi, la corsa a loro è una strada in discesa, bisogna stare molto attenti, hanno bisogno delle giuste basi, altrimenti crolleranno. Al contempo però, utilizzando una metafora di qualcuno che c'era quando c'è stata la precedente rivoluzione dell'informazione, quella della stampa, Aldo Manunzio, il grande editore ha raccomandato di andare veloci, ma accuratamente, e siamo a Roma, quindi posso chiudere con una frase latina, festina lente.